La situazione meteorologica sull'Europa è caratterizzata dall'azione congiunta di due figure importanti, un'alta pressione sul Golfo di Biscaglia e una bassa pressione sull'Europa orientale. In mezzo, correnti settentrionali verso le Alpi e la nostra regione, che domenica saranno più intense. Prevediamo quindi per sabato cielo in genere poco nuvoloso, più variabilità, più nubi sulla bassa pianura della costa, specialmente occidentali, a causa di nebbie o nubi basse che persisteranno di notte e forse anche al mattino. Sulla costa orientale verso Trieste dovrebbe soffiare al mattino borino, che dovrebbe mantenere l'atmosfera più asciutta. Per quanto concerne le temperature, saranno stazionarie, ancora congelate, oltre che in montagna, nei fondovalle, anche in pianura. Inversione termica in montagna, con zero termico, però in calo sotto i 2000 metri. Domenica cielo da poco nuvoloso variabile, sia per nubi basse o nebbie sulla bassa pianura e costa occidentali, sia per nubi provenienti dall'Austria, da nord, segnatamente sulla fascia alpina. Sulla cresta alpina di confine con l'Austria potrebbe esserci anche qualche fase di nevischio. Dal pomeriggio interverranno le correnti da nord, che saranno forti in quota in montagna, qualche raffica potrà raggiungere il fondovalle, e poi vento moderato sempre nel pomeriggio da nord, anche sulla pianura verso la costa occidentale, potrebbe rimescolare l'aria e quindi far sparire l'umidità, le nebbie e rendere appunto l'atmosfera più asciutta. Le temperature saranno stazionarie, le minime ancora congelate in pianura di notte, primo mattino, poi in giornata aumento delle temperature con valori massimi anche intorno ai 13-14 gradi in pianura, sempre per il vento. Inizio della prossima settimana, quindi verso San Silvestro, ancora cielo in genere poco nuvoloso per correnti da nord e con la possibilità ancora di qualche banco di nebbia notturno sulla bassa pianura, specialmente a ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, poi in prospettiva in diminuzione dopo Capodanno. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.